Sì. Bene, buonasera da parte di Giulio Arnolieri, mentre mi sta raggiungendo anche Leonardo Barozzi per, come voce principale. Questa è la formazione intanto della squadra Hockey Roller Club Monza. Borgonovo numero 1, Luca Borgonovo, numero 3 Matteo Peruzzi, numero 4 Marco Gariboldi, numero 5 Jacopo Vergani, numero 6 Tommaso Negri, numero 7 Andrea Di Rita, numero 8 Leonardo Ciannamea, numero 9 Giuseppe Olivieri e numero 10 Mattia Stien, allenatore Massimo Olivieri. Passiamo alla formazione del Viareggio Hockey SPV Group. Numero 1 Filippo Poletti, numero 9 Elia Cardella, numero 8 Francesco Rugani, numero 9 Lorenzo Cortesi, numero 18 Andrea Caliumi, numero 3 Mattia Marlia, numero 7 Alessandro Pandolfini, numero 27 Cristian Tomei, numero 66 Lorenzo Toti e numero 10 Riccardo Masa, allenatore Alessandro Martini. Sì, allora rientriamo in cronaca, grazie a Giulio Arnolieri che mi cede il microfono, mi sento onorato insomma di ricevere da un giornalista di questa portata di nuovo il comando delle operazioni. Girone A appunto che prosegue con questa partita fra HRC Monza e ASD Hockey Viareggio. Dicevamo sì, che prosegue fra Monza e AS di Viareggio. Andiamo a ricapitolare la classifica che attualmente vede il Monza primo in classifica con 7 punti in 3 partite giocate, 6 punti in 2 partite giocate per il Viareggio Hockey, 5 punti in 3 partite per il Roller Bassano, 1 punto in 3 partite per la Rotellistica Scandianese e ancora 0 punti in 3 partite giocate per l'Amatori Vasken Lodi. Giulio, l'AS di Viareggio e il Monza si affrontano prima e seconda in classifica, molto vicina alla qualificazione, potremo vedere forse anche un po' di tatticismo nel tentativo di risparmiare qualche energia. Eh sì, è una partita molto importante questa, perché appunto non c'è da dimenticare che la prima classificata nel girone accede direttamente, mentre la seconda e la terza dovranno giocare praticamente la seconda parte dei quarti di finale, mezzi quarti di finale, quindi è chiaro che non è una partita scontata perché le due squadre sono in testa e quindi sono già qualificate, ma tutt'altro perché di questi tempi in una competizione con così tante partite ravvicinate, il caldo e tutto, poter giocare una partita di meno sicuramente sarà molto importante. Questo è, credo, la molla principale che spingerà le due squadre a cercare di prevalere l'una sull'altra. Sì, allora quindi siamo pronti per iniziare i quintetti base. Vediamo il Monza in tenuta blu scura con Borgonovo fra i pali, il numero 4 Gariboldi, il numero 6 Negri, il numero 7 Di Rita e il numero 9 il capitano Giuseppe Olivieri. E l'SPV Viareggio invece risponde con il portiere, il numero 1 Poletti, il numero 8 Rugani, il numero 9 Cortesi, il numero 29 Cardella e il numero 66 Toti. Arbitra il signor Scozia, coadiuvato da Marinelli, subito una bella conclusione potente di Elia Cardella che impegna Borgonovo in una bella parata sulla sua destra. Cortesi prova a difendere pallina dall'attacco veemente di Olivieri, il capitano bomber di questa squadra, sicuramente l'uomo da tenere d'occhio per quanto riguarda gli uomini di Alessandro Martini. Negri gestisce pallina ancora per il numero 9 che non riesce però a superare la metà pista nei 5 secondi canonici, quindi l'arbitro Scozia ferma il gioco, assegna la pallina ai giocatori dell'SPV quest'oggi in maglia completa bianca con fregi color rossi e neri. Altra conclusione di Cardella rimpallata da un difensore monzese, pallina che termina sulle tribune della pista viareggina, quindi ripartiamo con una punizione ancora per l'SPV Viareggio. Quando sono passati 40 secondi dall'inizio della partita, ancora 0-0 chiaramente il punteggio, c'è Toti che prova a liberarsi dalla marcatura di Di Rita però fa buona guardia, allora è costretto a scaricare su Rugani prova a liberare Cortesi al tiro e vediamo che anche in questo caso, come adottato dall'Amatori Vasken Lodi ieri sera, il faro del gioco dell'SPV Viareggio Elia Cardella viene affrontato viso a viso a tutta pista da un giocatore, lasciando gli altri in
3 contro 3. Giulio, ieri sera questa tattica ha imbrigliato il giovane numero 29 Viareggino, che è riuscito soltanto nella ripresa ad andarsene via. Intanto però c'è il bellissimo gol del numero 4 Gariboldi, che salta mezza difesa del SPV Viareggio e mette in porta il gol dell'1-0. A sorpresa il Monza al primo affondo passa in vantaggio con un bel gol appunto del numero 4 Gariboldi. Dicevamo, questa tattica che ormai si sta diffondendo nelle squadre di questo girone, di marcare quella che è la fonte principale del gioco dell'SPV Viareggio, Elia Cardella a tutto campo disinteressandosi della palla. Sì, un'osservazione molto giusta, del resto l'avevi detto proprio prima dell'inizio della partita, che sarà una partita in cui si vedrà anche delle interessanti sfumature tattiche, e del resto succede così anche fra i grandi, no? Se c'è un giocatore che è magari quello che è considerato il faro, è chiaro che è quello che viene magari preso in considerazione con maggiore attenzione dai difensori avversari. Sta anche all'allenatore, in questo caso Alessandro Martini, riuscire a trovare delle alternative per trovare così l'alternativa appunto in caso che Cardella, il rendimento di Cardella e le possibilità di apertura di Cardella siano limitate. Di nuovo il Monza in attacco con il numero 6 Negri, che serve Olivieri poi smista pallina per il numero 4 Gariboldi. Bella incursione ancora del Monza con Gariboldi che prova a servire Vergani al centro, buona la chiusura di Cortesi, decisiva in questo caso poi Cardella già velocemente dall'altra parte, serve Rugani anticipato ancora da Gariboldi che ha iniziato molto bene la sua partita con il gol dell'1-0 e alcuni interventi pregevoli difensivi. Cortesi prova subito ad andare dall'altra parte servendo poi Toti viene affrontato e sovrastato fisicamente dal numero 9 Olivieri, dotato di un grande fisico. Una bella conclusione ancora di Olivieri, para Poletti in uscita sul numero 9, che poi tocca anche la pallina con il pattino e quindi si riprende con una punizione a favore del AS di Viareggio Hockey, con Elia Cardella che guarda il posizionamento dei compagni, serve Cortesi di spalle alla porta difesa da Borgonovo, trova Rugani sulla metà pista. Ancora Rugani che cerca Cardella, che riesce a liberarsi grazie a un blocco del numero 8, poi c'è Vergani che rimane a terra, l'arbitro Scozia non se ne avvede, poi la conclusione di Gariboldi, ancora Vergani a terra e finalmente il numero 5 Vergani può essere soccorso dai sanitari qui al Pallabarzacchi, rimasto a terra dopo un duro contrasto, un blocco con il numero 8 Rugani. Abbiamo visto quella che può essere una delle possibilità, Rugani è andato a portare un blocco in profondità per liberare Cardella e dargli spazio per cercare di eludere questa marcatura che dicevamo prima. Sì, però secondo me la SPV deve stare più attenta in difesa, perché prima non è arrivata al tiro, non nell'azione ora immediatamente precedente il fischio dell'arbitro, ma precedentemente c'era un giocatore, mi pare il numero 5, quello che ora è a terra, che era completamente solo, privo di marcatura, e quindi bisogna stare molto attenti, perché quando ci si trova già sotto di un gol, lasciare troppo liberi i giocatori avversari può essere pericoloso. Per quanto riguarda sicuramente nessuno discute, no, le doti di Cardella, però è chiaro che bisogna cercare, cioè al momento la vedo decisamente troppo dipendente dal proprio giocatore capitano e giocatore più rappresentativo, almeno e bisogna trovare delle alternative, perché fra l'altro il Monza ha dei giocatori molto prestanti fisicamente che possono anche recuperare molto più rapidamente. Sì, sicuramente un'alternativa importante per la S di Viareggio poteva essere Giovanni Pesavento, ma come abbiamo già ricordato nelle precedenti telecronache, il giovane attaccante veneto, ma da quest'anno in forza alla formazione toscana, si è infortunato alla caviglia nei giorni precedenti a queste finali scudetto e purtroppo dovrà stare fermo ancora per qualche settimana. Cortesi va a subire un fallo in attacco da parte di Negri, c'è Cardella che prova una conclusione potentissima, poi serve di nuovo la corrente Toti, che non arriva per poco alla deviazione vincente, una conclusione, ripetiamo, potentissima di Cardella, che esce veramente di un nulla alla sinistra di Borgonovo, che in questo caso sembrava essere quasi battuto, recupera la palla il Monza quando sono passati quasi 4 minuti, la conclusione di Negri dalla distanza, c'è un brivido per Poletti che rimane immobile, la pallina che sibila di poco alta sopra la traversa, probabilmente il portiere Viareggino coperto, bel numero intanto di Cardella che
lascia andare una staffilata di rovescio ancora Borgonovo, che viene centrato in pieno petto, accusa anche leggermente il colpo, sicuramente un missile da distanza ravvicinata respinto con bravura dal portiere monzese in maglia giallo fluo. È sempre Cardella che gestisce la pallina, chiama all'azione Toti con una finta, prova a saltare Olivieri che non si fa ingannare. Cortesi sempre a centropista per Cardella, altra conclusione, altro missile, altra parata di Borgonovo, che sta diventando un protagonista molto importante di questa partita, di questi primi 5 minuti. Poi c'è dall'altra parte Negri che in percussione se ne va, ma chiude bene Poletti, il rasoterra insidioso del numero 6, che sta disputando delle ottime partite insieme ai suoi compagni di squadra. Veramente un Monza molto ben messo in pista dai suoi allenatori in queste giornate, e i 7 punti in 3 partite sono la dimostrazione, Giulio. Eh sì, senz'altro. Fra l'altro è una squadra, ripeto, con un paio di elementi molto prestanti come Olivieri, che indubbiamente anche proprio per motivi pratici, no? Avere le leve più lunghe consente poi nelle ripartenze di arrivare prima, e a livello giovanile è importante anche quello. Mentre guardavo proprio il numero 9, Olivieri, mi veniva in mente nel 1988, bella azione di Cardella, ancora una parata del portiere monzese. Su questa stessa pista mi ricordo vidi i giovani, allora giovanissimi, mi pare 15-16 anni, gemelli Michelon, insomma erano... Al di là di quella che poi è stata la grandissima abilità tecnica dei due, che insomma sono stati due personaggi storici dell'hockey italiano, però c'era anche la grande prestanza fisica che già da ragazzini li faceva dominare fisicamente gli altri, e a livello di queste categorie è molto importante anche quello. Beh sì, te Giulio hai sicuramente citato due elementi che per prestanza fisica credo non siano stati secondi a nessuno in Italia. Ancora il Monza con Negri che cerca una conclusione dalla distanza per una deviazione, pallina che rimane in mezzo all'area, Poletti poi a spazzare, ma Olivieri riesce a recuperare solo per un attimo, contropiede accennato adesso da Rugani, poi osserva bene la situazione, la superiorità numerica non si sviluppa e Cardella prova l'ennesima conclusione. Buona anche in questo caso la parata di Borgonovo, poi c'è un tentativo al volo di Cortesi che non coglie la pallina e si va quindi al primo time out quando mancano 13 minuti e 34 secondi, 1-0 scusate per il Monza, il punteggio 1-1 è la situazione dei falli di squadra qui al Palabarzacchi. Giulio, abbiamo quindi due gironi che piano piano vanno definendo le protagoniste che si giocheranno l'accesso allo scudetto. Per ora tante partite qui, tanti giocatori che si stanno mettendo in mostra, belle parate dei portieri, insomma una buona due giorni per il momento qui a Viareggio. Sì, fra l'altro una cosa che ho notato anche nelle finali della settimana scorsa, che erano categorie ovviamente diverse, la 11 e la 15, che non ci sono più quelle goleade che erano un po' la caratteristica specialmente della prima fase anche delle finali nazionali. Questo vuol dire che le squadre che arrivano qui sono di un ottimo livello e soprattutto c'è equilibrio, e questo è sicuramente importante al di là dello spettacolo, che a questi livelli ha un valore relativo, ma per la crescita, perché è chiaro che già andare a giocare delle finali con partite equilibrate fa crescere molto più rapidamente e molto di più i giocatori che vi partecipano. Quindi è una sicuramente molto importante questa notazione, perché ripeto, e presumo che sarà così, cioè è così anche a Follonica nell'altro girone. Una volta si vedevano nelle prime partite dei risultati con 15-16 reti di scarto, adesso non si vedono più, e è un bene veramente per tutti. Sì, hai citato il mio fra virgolette Follonica, che nell'altro girone sta conducendo le sue partite con 3 vittorie in altrettante partite, ma nonostante questo non ha ancora espresso tutto il suo potenziale, quindi vincendo anche con risultati sì netti, ma non tantissimo nel punteggio. Intanto bella percussione di Olivieri, fermata comunque da un tocco di pattino dello stesso attaccante. Riparte Cortesi che serve dietro per Rugani ancora per Cardella carica l'ennesimo tiro dalla distanza, c'è una deviazione del neo entrato il numero 18 Andrea Cagliumi che sibila al palo alla sinistra di Borgonovo, recupera la palla solo per un attimo Gariboldi che va a subire il fallo. Fra l'altro Gariboldi, una notazione da segnalare, già il suo debutto in prima squadra nell'ultima partita di campionato fra Monza e Montebello quest'anno, quindi il giovane attaccante
monzese, già protagonista anche del campionato di Serie A 1, si prospetta una buona carriera, un buon futuro per il numero 4, autore dell'1-0, Giulio. Sì, ma insomma, del resto Monza c'è uno di quelli che secondo me sono i migliori allenatori della Serie A1 e d'Italia, che sono molto bravi. Ecco intanto il pareggio di Cardella, che non ha segnato con una conclusione forte come quelle che abbiamo visto fare prima, ma dal limite a un rasoterra mette a segno, con un bel rasoterra mette a segno il gol del pareggio, una rete molto importante. Dicevo che a Monza c'è un grandissimo allenatore come Tommaso Colamaria, senza chiaramente voler nulla togliere agli altri, ma è un tecnico che sa lavorare molto bene con i giovani, perché in questi anni il Monza ha veramente valorizzato tantissimi giovani che poi sono andati a arricchire anche altre formazioni. La politica societaria del vicepresidente Girardelli, un nome anche lui mitico dell'hockey italiano, e l'allenatore Colamaria, che per tanti anni è stato allenatore anche dell'Under 17, stanno pagando, e quando giocatori dell'Under 17 esordiscono già in prima squadra vuol dire che si è lavorato bene e ovviamente che questi ragazzi i numeri ce l'hanno. Proprio il numero 4 del quale stavamo parlando finisce a terra subendo il terzo fallo di squadra commesso dalla SD Hockey Viareggio. 1-1 quindi il punteggio quando mancano 12 minuti e 20 alla fine, il pareggio appunto di Elia Cardella che ha riequilibrato il risultato dopo il vantaggio segnato appunto da Gariboldi nel primo minuto e 20 di gioco. Altro fallo fischiato, stavolta però è contro il Monza, quindi si riprende con una pallina toccata da Rugani per Cardella. Cardella nella sua metà pista avanza guardando la porta avversaria, va a caricare l'ennesima conclusione di piatto che stavolta non è precisa e finisce di poco alla sinistra di Borgonovo. Poi Olivieri cade, forse agganciato dal numero 9 Cortesi, i due hanno qualcosa anche da ridirsi. L'arbitro Scozia però opta soltanto per un fallo di squadra, il numero 4 commesso dalla SD Hockey Viareggio. Olivieri adesso cerca Gariboldi gestisce la palla, poi ancora per il suo capitano al volo, però una giocata decisamente complicata. Può ripartire Cardella, serve Cortesi, tentativo di appoggio per Rugani, ancora Rugani che non riesce nella tap-in vincente. Bella azione della SD Viareggio con Cortesi che intelligentemente aveva cercato di servire sul secondo palo a porta sguarnita Rugani. Bell'intervento del portiere Borgonovo, ancora Gariboldi e Olivieri a combinare per l'attacco del Monza. 11 minuti e 30 alla fine, viene chiamato in causa il numero 6 Negri, ancora Olivieri che ha il problema di girarsi, attaccato da Cardella, sfida fra i capitani di questa squadra, di nuovo Gariboldi fronteggiato da Caliumi temporeggia e fa scaricare la palla all'avversario. Adesso il Monza prova un po' a ragionare nella sua manovra dopo 10 minuti veramente giocati a un ritmo altissimo, Giulio. Eh sì, infatti proprio quella è una notazione molto importante quella che hai fatto, perché sono squadre che, come dicevi, l'SPV manca di un giocatore importante come Giovanni Pesavento, e nella rotazione i giocatori, parlavo proprio prima della telecronaca con Raffaele Biancucci, l'allenatore del centro giovani calcio del Viareggio, ormai non è più pensabile anche a livello giovanile giocare l'hockey con 4 elementi come era tanti anni fa. L'hockey moderno è un hockey in cui c'è bisogno di tanti giocatori, e la differenza, se a livello di prima squadra la fa la panchina lunga, a livello giovanile non basta avere un quintetto molto forte per quando si arriva a questo genere di manifestazioni con molte partite ravvicinate, il caldo eccetera, perché nella fase normale regionale, intanto viene avanti ancora Cardella e c'è il fallo di tempo, diciamo. E a livello, quando si gioca la fase normale del campionato con una partita o due a settimana è un conto, bastano forse anche 4 giocatori, ma adesso ci vuole veramente una rosa più lunga, e quindi anche queste partite sarà interessante vederle poi sulla lunga distanza nel secondo tempo e nella seconda fase. Sì, poi insomma i ragazzi, soprattutto quelli della SD Viareggio, che arrivano da una stagione dove hanno giocato tantissimo nelle
nelle varie categorie intanto c'è un contatto sospetto con Cardella che cade, però per Scozia non c'è niente, probabilmente la decisione giusta con Cardella che si era già allungato la palla e non era più in grado di andare a concludere. Dicevamo, i giocatori che hanno avuto tantissimi impegni in questo anno e quindi arrivano al mese di giugno veramente con le energie contate. È il Monza che riparte con il numero 6 Negri, che serve Olivieri in area, conclude sul primo palo, fa una buona guardia a Poletti, ancora però il Monza che riparte. Olivieri prova a girare dietro la porta di Poletti che riesce in qualche modo a trattenere la pallina prima che questa superi la linea di porta e questo ci porta al secondo time out di giornata con l'allenatore dell'SPV Alessandro Martini, già abbronzatissimo nonostante i primi mesi dell'estate, vediamo cioè già un bel colorito. Intanto ci chiedono dalla regia se possiamo rivedere, sì, eccolo, il contatto sospetto con Cardella che si allunga, però dalle immagini vediamo che Negri riesce a toccare nettamente prima la palla, quindi ottima in questo caso la decisione di Scozia, Giulio. Eh sì, interpretazione diversa rispetto a quella che è costata il rigore a Trissino, con cui Giulio Cocco ha portato in vantaggio il Trissino nella seconda finale scudetto. Lì la pallina probabilmente Gilla l'aveva presa, ma è stata comunque, come ho detto tante volte durante le mie telecronache, si fa presto a criticare gli arbitri quando sbagliano, non in questo caso, perché stando qui a sedere con il microfono in mano si fa molto presto. Quando gli arbitri, come poi in una partita come questa ce n'è uno soltanto, devono giudicare nella velocità dell'azione, io dico sempre che sbagliano tanto anche col VAR, che è una tecnologia avanzatissima con 7-8 persone intorno fra campo e fuori, figuriamoci cosa succede nell'hockey dove si va molto più veloci, non c'è VAR e non ci sono arbitri professionisti, quindi secondo me meritano sempre il massimo rispetto gli arbitri, fin da quando iniziano a quando poi smettono di arbitrare. Sì, anche perché poi gli arbitri spesso non provengono direttamente dall'hockey, quindi non hanno mai praticato la disciplina, e purtroppo la nostra, essendo uno sport di situazione con alcune dinamiche che sono difficili da comprendere per chi non ha mai praticato il nostro sport, diventa un elemento in più di difficoltà per gli arbitri che già devono stare attenti a tantissime situazioni, quindi sicuramente il loro lavoro è ancora più da apprezzare. Pallina deviata che termina oltre la recinzione della pista del Pallabarzacchi, si riprende con il Monza in possesso di pallina, è entrato il numero 8 Ciannamea al posto del numero 7 di Rita, mentre invece l'SPV ha sostituito il numero 18 Cagliumi con il 27 Tomei, che fa il suo esordio in questa partita quando mancano 8 minuti e 25 secondi alla fine del primo tempo. Cardella gestisce pallina per Lorenzo Cortesi serve Rugani poi prova ad andarsene in fascia sinistra, è ben chiuso da Gariboldi, ancora in cerca di Cardella, Negri non lo molla per un istante, si ripassa da Cortesi ancora per Rugani cerca uno spazio, cerca un dialogo con Cardella e va a proporgli un blocco, Cardella ha spazio, stavolta si allunga la pallina, va a concludere da posizione favorevole, stavolta il bomber della formazione Viareggina conclude da ottima posizione, ma il suo tiro passa di un 20-30 centimetri sopra la traversa della porta difesa da Borgonovo, che in tuffo ha tentato di chiudere tutto lo specchio alla porta all'attaccante Viareggino. È Olivieri adesso a centropista che serve Gariboldi, solito possesso palla fra i tre giocatori di maggior qualità della squadra Brianzola, Olivieri, Gariboldi e Negri. Nel mezzo all'area invece Ciannamea fa sportellate con Cardella nel tentativo di liberarsi, se ne va invece Negri sulla fascia, va a concludere e trova un bel gol da posizione defilata, beffa forse sul primo palo, vediamo, rivediamo un attimo con l'aiuto del replay se dove entra questa pallina, vediamo che Negri salta il suo marcatore diretto, va a concludere, sì, ha ragione Giulio Arnolieri quando aveva segnalato la pallina che entra sopra la spalla destra di Poletti, quindi fra casco e palo, in questo caso forse il portiere dell'SPV poteva chiudere un pochino meglio, vediamo anche il suo rammarico mentre si avvicina in panchina che
dice probabilmente che avrebbe potuto fare qualcosa di più, Giulio. Sì, allora, prima di questo gol stavo pensando che dopo i primi minuti in cui il Monza aveva un po' preso in contropiede l'SPV, Martini aveva sistemato la difesa. Ora è venuto questo gol, però ecco, hanno creato molto meno da passati i primi 2-3 minuti rispetto a quelli successivi, i giocatori del Monza, segno che Alessandro Martini ha portato dei correttivi importanti. Poi è chiaro che questa è stata una bella intuizione del giocatore del Monza per mettere a segno la rete, al di là poi di quello che possano essere le responsabilità del portiere, però è stato bravo lui a trovare l'angolino giusto. Ma comunque ecco, mi è piaciuta decisamente di più la formazione via Regina, diciamo a partire dal quarto quinto minuto. Ecco, il pareggio era meritato finché è durato. Vediamo adesso di nuovo in svantaggio come si comporterà la squadra di casa, diciamo così, anche se è chiaro che è pericolosissimo sempre in uno sport come l'hockey buttarsi a testa bassa in avanti, perché si rischia nelle ripartenze di essere castigati. Sì, sicuramente non possiamo parlare di responsabilità, è importante per Poletti, sicuramente poteva forse chiudere leggermente meglio, ma comunque la conclusione di Negri è stata ben precisa e adesso c'è lo stesso Negri che va in panca puniti per 2 minuti per un fallo evidente su Cardella. Vediamo il replay adesso se c'è la possibilità con Negri che è andato al tentativo di contrasto su Cardella. Forse il fallo sembrava sì è Olivieri invece di Negri, in prima battuta sembrava che il cartellino fosse stato sventolato al numero 6, invece è il numero 9 giustamente a dover scontare 2 minuti di penalità. Rugani va sul dischetto pronto a portare avanti la pallina contro il portiere Borgonovo. Ci sono ancora qualche protesta da parte della panchina monzese, ma anche rivedendo il replay sembra netto il fallo e giusta la decisione di Scozia. Parte Rugani con il via di Scozia, parte Rugani, si allarga e tenta di saltare Borgonovo e ce la fa Rugani con un bel gancio, un paio di finte, si è allargato molto bene sulla sua destra e ha concluso imparabilmente alla sinistra del portiere monzese che si è allungato ma non è riuscito a chiudere la traiettoria. Momento importante adesso per l'SD Viareggio che trova il pareggio e può cercare di spingere ancora sull'acceleratore nei 2 minuti in cui il capitano monzese Olivieri sarà seduto in panchina, Giulio. Sì, ecco, una cosa ti volevo domandare proprio a proposito, com'è molto bella questa esecuzione, no? Ma è vero chiaramente che adesso i portieri sono molto più bravi a parare perché possono documentarsi molto di più di 20-30 anni fa quando non c'erano tutte le immagini, oppure è proprio una questione di preparazione dei portieri diversa? Ma io credo insomma che negli anni il ruolo del portiere abbia cambiato un po' di... Attenzione, intanto c'è un'altra occasione importante, poi magari ora riusciamo a ritornare un attimo sull'argomento. Ci sono stati diversi cambiamenti negli ultimi anni nel ruolo del portiere e sicuramente la chiave insomma per noi portieri per migliorare il nostro rendimento è anche la possibilità di poter analizzare chi è più forte di noi. Intanto c'è un palo di Cardella, poi la palla rimane lì, ancora Rugani, batti e ribatti, Borgonovo con un paio di parate incredibili riesce a tenere la pallina fuori dalla porta in qualche modo, veramente bravo in questo caso il portiere monzese. E dicevamo insomma la possibilità di potersi documentare, di poter vedere anche chi è più bravo e più esperto di noi, può sicuramente far crescere tutto il movimento portieri diciamo italiano e anche europeo. E il gioco che riprende adesso con Tomei in posizione avanzata, cerca un tiro passaggio senza troppa fortuna di rovescio. Il Monza prova a far passare adesso i minuti che separano la squadra dal rientro del suo capitano con Negri a centropista che serve Gariboldi. Intanto è rientrato di nuovo il numero 7 di Rita dopo il gol di Rugani, che lo stesso Rugani che riparte servendo Tomei conclude però non in maniera precisa, ancora Rugani che
alimenta l'azione per la S di Viareggio, per Cardella. Cardella, solita conclusione e solita parata di Borgonovo, che adesso continua a tenere in piedi la baracca per i suoi in questo momento, dove la S di Viareggio sta spingendo forte sull'acceleratore. Dall'altra parte una conclusione nel tentativo di trovare una deviazione in mezzo all'area, ma Poletti ha buon gioco nell'allontanare. Cardella adesso vede l'avanzata di Rugani, Rugani può andarsene, mette una palla nel mezzo, Tomei, e ancora Borgonovo con un riflesso felino che riesce a togliere la pallina dalla rete, e poi nulla può sulla bellissima conclusione onestamente di Cardella, un missile incrociato di rovescio dalla sinistra, dall'angolo alto sinistro, lo possiamo rivedere, un tiro fortissimo. Giulio, purtroppo un gol del genere mi evoca brutti ricordi, molto simile al gol di Marti Casas in quella finale gara 5 scudetto fra CGC Viareggio, il gol decisivo di Marti Casas a Forte dei Marmi. Vabbè, insomma, Marti Casas è uno straordinario attaccante, ha vinto la classifica dei marcatori del campionato spagnolo, e quando uno vince la classifica dei marcatori del campionato spagnolo non succede mai per caso. Io credo che sia uno degli attaccanti che mi ha più impressionato di quelli che ho visto ripetutamente. A proposito dei portieri, io mi ricordo al solito, no? Amarcord, direbbe Fellini. E io mi ricordo tanti anni fa un tuo progenitore nel centro giovani che si chiamava Franco Palagi, fece le sue cose migliori dai 28 anni in su. E poi qualche anno dopo, quando invece un certo Leonardo Barozzi esordì prestissimo in Serie A1, essendo subito fra i migliori in Italia, mi ricordo che parlai con Raffaele Zembi, che penso tu conosca piuttosto bene, e dissi: Raffaele, ma come si spiega questa cosa che ora, e non eri l'unico a essere diventato bravo molto giovane, ma come si spiega che i portieri ora maturano prima? E lui mi disse: non è che i portieri maturano prima, ora i portieri vengono allenati e una volta no. Sì, sicuramente, appunto, come dicevamo, più possibilità di allenarsi, la figura del preparatore dei portieri che sta prendendo sempre più piede adesso e diventa fondamentale anche nella costruzione dello staff tecnico delle squadre giovanili, delle prime squadre e delle squadre nazionali. 3 minuti e 30 alla fine del primo tempo, la SPV Viareggio è riuscita a ribaltare il risultato, a mettere la testa avanti per la prima volta per effetto dei gol di Cardella e di Rugani. Cardella, appunto, con una doppietta, e Rugani su tiro diretto. Adesso ancora Cardella che prova a gestire pallina, carica la conclusione fortissima ma imprecisa. Riparte Olivieri, attenzione, c'è Negri da solo, occasione potenziale con Tomei che si era scordato la marcatura diretta di Negri. Negri però non è riuscito ad agganciare, adesso però prova a entrare dall'angolo basso, ma Poletti fa buona guardia. Negri sta veramente dando fondo a tutte le energie. Bella partita oggi la sua, come del resto anche quella dei suoi compagni di squadra. Cardella ancora per Tomei, quando entriamo negli ultimi 2 minuti e 40 del primo tempo, palla nel mezzo ma Borgonovo allontana. Adesso il Monza cerca anche di rifiatare un attimo, di abbassare i ritmi, vediamo alcuni giocatori con le mani sulle ginocchia, quindi sicuramente il quarto impegno per la formazione monzese che si fa sentire decisamente sulle gambe dei ragazzi. Di nuovo Tomei, di nuovo Cortesi che cerca Toti dietro la porta, rientrato da poco il numero 66 al posto di Rugani. Cardella va alla conclusione, c'era Tomei a disturbare Borgonovo, ma ancora una volta la conclusione passa sempre in quel punto, leggermente a sinistra del portiere monzese. Gariboldi adesso gestisce la pallina. Monza che abbiamo detto cerca di abbassare i ritmi, anche in questo caso il movimento di Olivieri che perde, di Negri che perde una pallina, poi è Tomei che sbaglia anche lui. Gariboldi va alla conclusione, ottima la parata di Poletti che forse anche coperto è riuscito a intercettare una pallina che sembrava destinata all'angolino basso. Ancora Negri nella fotocopia del gol del 2-1, stavolta dopo la parata di Poletti c'entra anche il palo. Monza che ha avuto una fiammata importante in questo minuto, Giulio. Eh sì, più che altro ha trovato un po' sbilanciata la difesa Viareggina e in questo momento sta un po' accusando nell'ultimo minuto. Tra l'altro un SPV che ha giocato decisamente bene, come dicevo prima, Martini è riuscito a cambiare quelle cose che nei primi minuti avevano dato l'impressione
di poter essere a favore della squadra monzese. Invece la seconda parte, diciamo, ma due terzi del primo tempo, la squadra viareggina ha sviluppato un gioco molto più difficile da prevedere che non quello dei primi minuti, con il continuo tentativo di mandare in rete Cardella con tiri da fuori. Tanto ancora una grossa occasione per la formazione viareggina, non sfruttata davanti alla porta. E a proposito dei preparatori del portieri, però, insomma, visto che tanto ora mancano 41 secondi, ti attende un'estate di lavoro. Ne parlavamo prima della telecronaca, proprio come in quanto, no, un lavoro con le nazionali. Vediamo, insomma, abbiamo un po' parlato con Tommaso Colamaria, con Massimo Giudice. C'è l'idea quella di poter collaborare anche e di poter continuare a rimanere nell'ambiente nazionale, non più come giocatore, ma per poter trasmettere un po' di quella che è stata la mia esperienza nel corso degli anni a questi giovani. Sicuramente sarebbe una cosa che farebbe molto piacere. Intanto c'è il gol di Tomei su un ottimo contropiede a due giostrato con Rugani. Rugani ha tenuto palla, ha aspettato l'arrivo dell'avversario, ha servito Tomei che con una conclusione potente e precisa ha battuto per la quarta rete Borgonovo, per la quarta volta Borgonovo, quando mancano 15 secondi alla fine del primo tempo. E Alessandro Martini chiama il time out per comandare la gestione di quest'ultimo possesso difensivo da parte dei suoi ragazzi, per portare i suoi ragazzi sul doppio vantaggio all'intervallo. Dicevamo, insomma, questo discorso vedremo, insomma, spero che si possa sviluppare. C'è l'idea, insomma, l'estate mi attende con un po' di lavoro. Ultimi 15 secondi, il time out ancora in corso da parte di Alessandro Martini, che alla fine rilascia abbastanza presto i suoi giocatori, evidentemente soddisfatto comunque della quarta rete, di come stanno esprimendo il loro gioco i ragazzi in maglia bianca. Si stanno schierando di nuovo a centropista, i ragazzi si stanno schierando a centropista. Vediamo Di Rita sulla pallina con Scozia che dà l'ordine adesso di ripartire. Prova l'ultimo affondo Olivieri, fermato con un pattino da Tomei, anzi ci sono i 5 secondi difensivi comandati da Scozia. Elia Cardella e Tomei provano a battere furbescamente e rapidamente la punizione. Scozia dice che il punto va corretto e quindi si riparte con Tomei davanti alla porta, e Cardella che serve Rugani. Attenzione, possibilità ancora per Tomei, c'è un intervento di Gariboldi a salvare una possibile conclusione a botta sicura di Tomei, e su questa ripartenza termina il primo tempo. Un SPV Viareggio in difficoltà nei primi minuti, poi grazie a Martini è riuscito a capovolgere la situazione e a portarsi adesso sul 4-2, Giulio. Beh sì, indubbiamente un bel lavoro di Alessandro Martini, perché aveva iniziato male la formazione viareggina, non tanto per la rete che nell'occhio ci sta, ma perché aveva avuto anche degli sbandamenti subito dopo, e invece Alessandro ha messo a posto alcune cose e piano piano la formazione viareggina ha portato a casa un primo tempo meritatamente in vantaggio, credo. 4-2, ripetiamo il risultato in favore dell'SD Viareggio Hockey. Con Giulio Arnolieri ci sentiamo fra qualche minuto per la seconda parte. Let's just stay home alone tonight. Your eyes, Pacific blue light. Whatever happens, yeah, I'll be alright. With you by my side, with you by my side. Let's just stay home alone tonight. Your eyes, Pacific blue light. Whatever happens, yeah, I'll be alright. With you by my side, with you by my side, with you by my side. We'll be right back.
let's just stay home alone tonight. Your eyes, Pacific blue light. Whatever happens, yeah, I'll be alright. With you by my side, with you by my side. Let's just stay home alone tonight. Your eyes, Pacific blue light. Whatever happens, yeah, I'll be alright. With you by my side, with you by my side. With you by my side.
E allora ben tornati al Pala Barzacchi di Viareggio, nel cuore della Darsena Viareggina, come si diceva con il nostro opinionista Giulio Arnolieri, citando il grande Gabriele Altemura, che salutiamo con affetto. Siamo tornati qua in diretta dal Pala Barzacchi, 4-2 il punteggio del primo tempo per la SD Viareggio Hockey contro l'HRC Monza, una SD Viareggio Hockey che è riuscita a ribaltare nella seconda parte della prima frazione il vantaggio costruito dal Monza, prima il gol appunto a freddo di Gariboldi, il pareggio di Elia Cardella, di nuovo il Monza avanti con Negri, il pareggio di nuovo della formazione viareggina su tiro diretto con Francesco Rugani, e dopo l'allungo decisivo per questa prima parte con Elia Cardella e Cristian Tomei a soli 15 secondi dalla fine del primo tempo. SPV Viareggio già pronto a ricominciare la partita, vediamo in pista Puletti, Cardella, Tomei, Rugani e Cortesi, mentre i giocatori del Monza rientrano soltanto in questo momento con il portiere Borgonovo, autore di grandi interventi nel primo tempo, costantemente sotto pressione durante tutta la sfida, soprattutto con le conclusioni da distanza di Cardella. Intanto ne approfittiamo anche con la grafica messa a disposizione da Andrea Limena per vedere i prossimi appuntamenti del giorno. Ci troviamo appunto nel mezzo a questa maratona di hockey. Alle 16.30 avremo la MGM Rema Plus Crescevoli contro il Follonica, SD Follonica 1952. Alle ore 18 Veneta Lab Breganze contro Correggio Hockey. A 19.30 Rotellistica Scandianese contro Amatori Vasken Lodi, e alle 21 ancora Crescevoli contro Hockey Club Valdagno per l'ultima partita di questa seconda giornata. I risultati odierni hanno visto la vittoria del Monza 4-1 sulla Rotellistica Scandianese, del Roller Bassano per 6-2 sull'Amatori Vasken Lodi per quanto riguarda il girone A, mentre per quanto riguarda il girone B il Follonica ha superato per 2-1 il Correggio, e il Breganze ha travolto a sorpresa il Valdagno nel derby veneto per 12-4. Quasi tutto pronto, vediamo il Monza che schiera comunque due delle sue pedine fondamentali, vediamo Olivieri e Negri in pista insieme a Dirita e ci pare al numero 5 forse Vergani, mentre c'è un po' di riposo, no, è il numero 4 Gariboldi, chiediamo scusa, quindi le tre pedine fondamentali al quale il tandem Olivieri e Richard non rinuncia in questo inizio di ripresa. È lo stesso Olivieri che prova a portare pallina avanti, c'è il raddoppio da parte di Tomei, riesce lo scarico verso Negri che va alla conclusione deviata e c'è il gol subito in apertura di Olivieri, che prima aveva deviato la conclusione dalla distanza di Negri. Buona la parata di Poletti, ma Olivieri sul tap-in rapidissimo a ribadire in rete, quindi il Monza accorcia subito le distanze quando sono passati 18 secondi dall'inizio del secondo tempo con il gol di Olivieri. Una doccia fredda per l'SD Viareggio, Giulio. Eh sì, come il primo tempo anche il secondo è iniziato in salita, anche se il risultato per il momento è sempre per una rete in vantaggio alla formazione di casa, però è chiaro che è un campanello d'allarme questo qui, anche perché il Monza comunque, come dicevi giustamente, forse ha una panchina un po' più corta, però il quintetto base è decisamente molto forte. E forse non è un caso che nel primo tempo intanto una conclusione ravvicinata del numero 27 dell'SPV parata, forse non è un caso che nella seconda parte della prima frazione sia venuta fuori la squadra di Alessandro Martini, che ha ruotato, se non vado errato, più giocatori. Chissà che non sia anche in questo secondo tempo questo il quadro tattico, perché certamente la tenuta alla distanza è molto importante. E quindi anche in questo caso stiamo assistendo a una partita molto tirata, come sono state la gran parte delle sfide odierne. Adesso l'SPV Viareggio che riparte a manovrare con Cardella. Cardella cerca di accentrarsi, va alla conclusione da posizione defilata, il rasoterra che passa al lato della porta difesa da Borgonovo. Ancora la pallina per lo stesso numero 29 viareggino, che cerca l'assist di un compagno. È Rugani che riceve di nuovo a Cardella.
Cardella va a proporre un blocco, lo stesso numero 8 in maglia bianca. Cardella però preferisce ragionare un attimo, far passare un po' di tempo per riordinare le idee. Va alla conclusione adesso deviata, anche perché i 45 secondi stavano per scadere, anzi scadono in questo momento, senza che la pallina venga toccata dai pali della porta o dal portiere del Monza. Quindi il Monza stesso può ripartire adesso con il numero 6 Negri, che sta gestendo una infinità di palline in questa partita, insieme al numero 4 Gariboldi, al numero 9 Olivieri e adesso al numero 7 Di Rita in pista. Lo stesso Negri che fa viaggiare Olivieri, stavolta la sua conclusione esce debole dalla stecca e Poletti non ha problemi a controllare. Cortesi adesso apre per Cardella, che di prima fa viaggiare Rugani, passaggio leggermente arretrato, ma Rugani riesce a controllare comunque la sfera. Di nuovo a Cardella, che osserva il posizionamento dei compagni, su di lui è Negri che riesce a ritardarne l'azione, costringendolo a tornare nella sua metà pista. Adesso Rugani attaccato per un attimo da Olivieri, però la pallina schizza sulla stecca di Cardella, che va ancora alla conclusione, contrata per l'ennesima volta dai giocatori del Monza, e quindi è Olivieri che può ripartire con Negri a supporto. Ancora il numero 6 che viene raddoppiato, in questo caso raddoppio vincente da parte di Rugani. Rugani che punta Olivieri, preferisce ragionare e far correre la pallina verso Tomei. Tomei ancora che prova il passaggio per Olivieri e per Rugani c'è un fallo abbastanza deciso di Olivieri, non cattivo ma sicuramente netto, ha subito da Rugani. Olivieri ha travolto il numero 8 alla balaustra della squadra toscana. Cardella adesso cerca la sua mattonella per liberarsi al tiro, o meglio il suo listello di parquet, visto che ci troviamo appunto sul legno. Ancora il numero 29 va alla conclusione stavolta da fermo, pallina che può ritornare buona per Tomei, che pulisce il possesso di palla e garantisce a Cardella la possibilità di creare un'altra manovra. Rugani ancora si accentra, va il tentativo di conclusione, è bravo Negri a sporcare il possesso, poi Cardella va all'ennesima conclusione e stavolta è un difensore monzese che riesce a intercettare la pallina. Dall'altra parte Gariboldi fa viaggiare Negri, però giustamente rallenta un attimo l'azione quando sono passati 3 minuti e mezzo dall'inizio del secondo tempo. Olivieri va in slalom, ben chiuso dalla difesa del Viareggio, che può andare in 3 contro 2. C'è un raro errore in questo caso di passaggio di Cardella, che chiede scusa alla panchina, ma è il primo a recuperare palla. Stavolta trova con un assist illuminante Cortesi, ma Borgonovo è ottimo nell'uscita, nell'andare a accorciare su Lorenzo Cortesi, togliergli il tempo e pallina. Ancora uno slalom interessante di Negri, ma è ottima la difesa di Cortesi, grande lotta alla balaustra, e Negri che commette fallo a giudizio di Scozia, proteggendo la palla in maniera irregolare nell'angolo, e Cardella può quindi ripartire. Giulio, 4 minuti se ne sono andati, SPV che dopo il gol comunque ha ripreso in mano il pallino della situazione. Sì, anche se il Monza è abbastanza aggressivo sul portatore di palla, per cui toglie un po' la possibilità di ragionare quando la formazione viareggina supera la metà pista, e quindi questo può portare a un po' di improvvisazione oppure a tentativo di sgroppate come quella di Rugani adesso, che è stato un po' contrato vivacemente ma mantiene il possesso della palla. Avevi citato Gabriele Altemura e mi piace, visto che sono parte, diciamo così, del mondo più o meno giornalistico. Intanto riparte il Monza, fermato bene, questa volta a me sembrava avesse colpito la pallina, comunque l'arbitro invece decide per il rigore, sarei curioso di rivederlo, eccolo qua, vediamo un po', è fuori area forse, e poi mi sembrava che avesse colpito la pallina. Comunque il discorso sulla stampa e i media lo faccio dopo. Sì, famosa situazione adesso che da VAR calcistico, con un incrocio di piedi al limite dell'area di rigore. Comunque Olivieri sul dischetto a sfidare Poletti, pronto alla battuta di piatto, Scozia dà il via, parte Olivieri e la pallina viene fermata da Filippo Poletti con un bel intervento basso, il tentativo di Olivieri di bucare in quello che in gergo hockeistico viene chiamato sobaco, no Giulio? Sotto l'ascella, quando un portiere si appoggia sul braccio e cerca di parare con le gambe.
Sì, allora no, concludo il discorso rapidamente, che questa bella manifestazione organizzata dall'SPV Group credo abbia avuto anche un buon riscontro dal punto di vista dei media, perché il giornale con cui collabora La Nazione ogni giorno dedica un articolo a questa manifestazione, e anche 50 News Versili ha dedicato spazio sia nei notiziari che nel programma dedicato all'Hockey su Pista, Ok Pista, e lo dedicherà anche la prossima settimana, il giovedì alle 23, poi anche in replica nei giorni successivi oppure su internet, ma anche l'altro quotidiano locale e le altre emittenti locali hanno dedicato giustamente spazio a una manifestazione che mancava da parecchi anni qui a Viareggio. Intanto approfitto per il time out, ne parlavamo proprio l'altro giorno con Claudio Bicicchi, presidente dell'SPV, che proprio nel 2020, l'anno del Covid, a Viareggio Viareggio e Forte dei Marmi sarebbero dovute tenere tutte le finali nazionali, perché fino al 2019 tutte le finali nazionali, tutte le categorie si svolgevano in un'unica sede. Fu una tradizione che fu inaugurata proprio dall'SPV Group all'inizio del terzo millennio, quella di fare tutte le finali in fine settimana consecutivi nella stessa sede. Prima erano fatte come adesso, cioè ogni categoria in un fine settimana in una località diversa. Dopo l'interruzione del 2020 dovuta al Covid, al 2021 anche per motivi di tranquillità, diciamo, e riduzione di contagi, si è ritornati all'assegnazione delle finali in più fine settimana in località diverse. Per esempio questo fine settimana contemporaneamente a Follonica vengono assegnati i titoli Under 13, una settimana fa ci furono gli 11 e i 15 a Seregno e Sandrigo, la prossima settimana ci saranno a Giovinazzo a Valdagno l'Under 19 e quella ancora successiva a Giovinazzo l'Under 23, quindi e secondo me è giusto anche quello. Diciamo che se si gioca tutti insieme nella stessa località c'è indubbiamente un notevole riscontro turistico e quindi anche imprenditoriale per il numero di presenze, però così c'è un maggior possibilità di propagandare l'hockey giovanile. Torniamo in cronaca quando si esaurisce il time out chiamato dal Monza, con Olivieri ancora che prova ad avanzare, lo contrasta Toti, scarica dietro per Gariboldi, c'è una deviazione colpito involontariamente di Rita, forse alla bocca, che si tiene il mento il giovane attaccante numero 7, ma riesce comunque a proseguire. Cardella avanza insieme a Rugani sulla metà pista qui al Pala Barzacchi di Viareggio, ancora il numero 29, capitano della SD Viareggio, che cerca uno spazio, un appoggio in questo caso per Cortesi, ancora Rugani che si fa vedere insieme a Cardella, propone il blocco, Cardella però non lo sfrutta in prima battuta, prova a sfidare Olivieri ma non rischia il dribbling a centropista, poi Rugani cede male la pallina in questo caso al suo capitano e il Monza può recuperare con Olivieri ancora in possesso di pallina a centropista, serve come al solito Negri cerca un filtrante per il suo capitano ma poi preferisce andare da Gariboldi autore della prima rete di giornata, si fa vedere in mezzo, rischio al centropista per Olivieri che riesce comunque a mantenere il possesso pallina. Mancano 13 minuti alla fine della partita e l'SPV Viareggio recupera adesso con Rugani, potenziale 2 contro 2, Rugani va ad accentrarsi però Negri ferma la conclusione del numero 8 con un bel intervento, adesso Cardella spazio, può concludere fortissimo ma ancora una volta la misura è leggermente errata di Rita, dall'altra parte trova Negri in mezzo all'area che però non riesce a controllare bene la palla, di nuovo Cardella che sfrutta un velo di Toti ancora la palla buona ma Borgonovo riesce con un bel intervento a bloccare la respinta del numero 66, adesso un taglio ancora illuminante di Cardella per Rugani, momento in cui l'SPV prova a spingere di nuovo sull'acceleratore per costruirsi un doppio vantaggio rassicurante, Cardella la conclusione deviata e Borgonovo riesce in qualche modo ancora col pattino a deviare la pallina che era destinata in fondo al sacco, Cortesi di nuovo l'SPV a testa bassa con Cortesi che prova a entrare in area ma non riesce a saltare la difesa monzese, di Rita fa correre Olivieri che infila in mezzo a tre uomini
recuperando poi una pallina dopo un contrasto. Adesso si dimentica la difesa del numero 9 Monzese, che lotta in mezzo all'area di rigore e poi forse commette un fallo. Dall'altra parte Cardella che tenta di saltare il numero 4 Gariboldi, cercando una giocata come quella del pareggio ieri sera con del gol del 2-2 con il Vasca in Lodi. Di qua di Rita aveva forse cercato di nuovo Olivieri per la triangolazione, ma Poletti è riuscito a chiudere con la stecca. Adesso momento di grande ritmo, di fasi concitate della partita, con Cortesi che prova a dare un po' d'ordine insieme a Cardella ai suoi compagni di squadra per cercare di abbassare un po' il ritmo forsennato stato imposto negli ultimi minuti da diversi ribaltamenti di fronte. Cortesi ha un po' di spazio, potrebbe pensare al tiro di rovescio, ma invece si affida di nuovo a Cardella. Cardella per Rugani, Rugani con spazio prova a entrare in area, mette la pallina che Borgonovo intercetta, poi Scozia forse un po' frettolosamente concede un tiro a due che Olivieri e Toti vanno a disputarsi all'angolo a sinistra di Borgonovo. Negri esce vincente dal rimpallo dietro la sua porta, serve il suo compagno di squadra, il numero 4, da questi al numero 9 Olivieri, ancora Negri per Gariboldi che forse ha un pochino di spazio. SPV Viareggio quasi in una sorta di zona, ci sembra di vedere Giulio, c'è la conclusione di Olivieri ancora respinta, poi lo stesso capitano per percussione in area, una diagonale che esce quasi di una ventina di centimetri a destra di Poletti. Dicevamo, Giulio, forse Martini adesso anche ha bloccato un pochino i suoi uomini per cercare di non lasciare l'uno contro uno. Intanto mentre stavamo analizzando la difesa proposta da Martini, Elia Cardella con una conclusione di rovescio trova Borgonovo leggermente impreparato, che si lascia sfuggire la pallina, un tiro centrale che stavolta il portiere Monzese non è riuscito a trattenere vista la forza data dal numero 29. Dicevamo, Giulio, forse Martini ha provato questa variante tattica per evitare di lasciare i suoi difensori in uno contro uno con gente come Olivieri o Negri, per esempio. Eh sì, penso che tu abbia perfettamente ragione, perché è pericoloso, molto pericoloso, che sono giocatori dotati tecnicamente che possono saltare. Quindi va, insomma, Alessandro sta leggendo molto bene la partita, al di là di quelli che poi sono anche i meriti degli avversari, perché è riuscito, ripeto, a cambiare le cose che c'era da cambiare, e per il momento il risultato gli sta dando ragione. Sì, ancora possiamo vedere adesso in maniera più chiara che l'SPV Viareggio si sta disponendo a zona. Poletti deve intervenire su una conclusione da lontano senza troppi problemi da parte di Negri. Poi c'è Cardella che riparte a grandi falcate, solita zona per la conclusione di rovescio, dal quale ha già segnato due reti in questa partita. Gariboldi dall'altra parte con il Monza che cerca di reagire, qui c'è un rischio di Poletti che nel tentativo di togliere la pallina con la stecca quasi incappa in un aggancio nel numero 4. Dall'altra parte c'è Cortesi che arriva e conclude di prima in maniera ottimale, ma il palo nega la gioia del gol al numero 9. Intanto lo stesso poi Cortesi va a commettere il sesto fallo di squadra per l'SPV Viareggio. Tre sono quelli commessi dall'HRC Monza quando siamo arrivati oltre la boa di metà tempo, quindi 9 minuti a fine della partita. Esce uno stremato Gariboldi che va a cercare aria dietro le panchine del Palabarzacchi, entra il numero 8 Ciannamea. Veramente adesso il sole continua, è ricominciato a picchiare forte, siamo intorno ai 25-28 gradi qui a Viareggio, una bellissima giornata di sole. Cortesi adesso a centropista trova Tomei che è solo, può entrare in area di rigore, serve Caliumi sul secondo palo e Caliumi non si fa pregare nel mettere dentro il gol del 6-3, forse per l'allungo decisivo, Giulio. Anche perché è venuto un bel gol, un gol studiato, questi non vengono per caso. Quando si libera l'uomo sotto porta, al di là che ci possono essere responsabilità della difesa, tre passaggi precisi, ben gol, sì, potrebbe essere la svolta, anche perché, come dicevi prima, il caldo si fa sentire e delle due squadre mi pare che quella che ha un po' più la panchina lunga sia proprio la squadra viareggina, che già nel primo tempo, nella seconda
metà della frazione aveva più da dare. Vediamo un po' come andrà. Certo che avere 3 gol di vantaggio a 8 minuti dalla fine, insomma, sono un buon capitale che va gestito bene. Sì, appunto, emblematica quella scena che abbiamo colto in panchina con Gariboldi che è andato a aprire una delle porte che si trovano dietro le panchine qui al Palabarzacchi di Viareggio in disperata ricerca di aria. È chiaro che il Monza, quando è costretto a far rifiatare uno dei suoi perni offensivi, diventa anche un pochino più vulnerabile in fase difensiva. 6-3 quindi il punteggio in questo momento per l'AS di Hockey Viareggio, che guida sull'HRC Monza. C'è Ciannamea pronto a far riprendere il gioco servendo Olivieri, che gestisce la palla con Negri a centropista. I due cercano una combinazione, forse anche un po' di frustrazione adesso per Negri, che scaglia abbastanza violentemente la pallina verso il suo compagno, prova una conclusione, lo stesso numero 6 da lontano, che viene giudicata alta da Scozia. C'è ancora un time out chiamato da Martini, noi ne approfittiamo per una piccola pausa qui al Palabarzacchi di Viareggio. Di nuovo in telecronaca qui dal Palabarzacchi con gli ultimi consigli dei due allenatori alle rispettive squadre, con Martini che chiama alla prontezza di riflessi i suoi giocatori, in particolar modo a Cagliumi, comunque autore adesso il numero 18 appena entrato della sesta rete a favore dei suoi, con una bella conclusione sul secondo palo dopo l'ottimo assist di Tomei. Adesso è entrato anche il numero 7 Pandolfini, Alessandro Pandolfini per l'SPV Viareggio. Adesso Cardella ancora gestisce la palla, entra in area di rigore, cerca di battere Borgonovo con un rasoterra, il portiere monzese si allunga e sventa la minaccia, però è ancora Cardella che prova ad uscire vincente da un raddoppio. È Olivieri che se ne va con un tunnel a Cagliumi. È ottimo il secondo intervento invece di Tomei, che spazza l'area di rigore. Adesso Cagliumi con un po' di spazio pensa per un attimo alla conclusione di piatto. Cagliumi dotato di un buon tiro dalla distanza, ma preferisce adesso gestire il possesso l'AS di Viareggio Hockey quando mancano meno di 8 minuti e il vantaggio è per 6-3. Adesso Tomei ha un pochino di spazio anche lui, serve Cagliumi, di nuovo Tomei, dialogano i due, forse Tomei commette anche un fallo di piede, non è di questo avviso Scozia. Cagliumi arriva a un'altra deviazione pericolosa in mezzo all'area di rigore, poi commette il fallo numero 7 a sfavore dei suoi, fallo subito da Olivieri, il capitano del Monza, che si rilancia ancora in un'occasione offensiva, penetra in mezzo all'area di rigore, ma Poletti in questo caso esce e chiude bene la traiettoria. Pandolfini dall'altra parte, un'occasione anche per lui, pallina che rimane in area, Borgonovo riesce in qualche modo a chiudere lo specchio della porta. Giulio, ultimi 7 minuti, stanno un po' saltando gli schemi. Sì, stanno saltando gli schemi, ma l'SPV non li deve far saltare, perché ci rimette soltanto la squadra in vantaggio in queste situazioni di, come si dice a Viareggio, anderianda, no? Quindi è chiaro, intanto una conclusione di Tomei parata, quindi deve, infatti vedo che Martini si sbraccia e invita qualche istante fa, intanto un'altra conclusione dall'altra parte, dicevo, si sta sbracciando proprio a indicare di mantenere la calma, perché ripeto, è chiaro che la squadra che è in vantaggio deve gestire, non deve farsi coinvolgere.
ancora adesso Tomei si rende pericoloso con una conclusione laterale che Borgonovo intercetta con il casco, dall'altra parte Olivieri per un altro assalto della formazione brianzola con il suo capitano che va alla conclusione dalla distanza. Poletti a mano aperta smanaccia spedendo la pallina nell'angolo opposto alla sua porta, addirittura grande respinta del portiere della SD Viareggio Hockey. Monza che sembra veramente in debito di energia prova ancora a proporre una trama con Olivieri che serve di Rita non aggancia in un primo momento, poi si fa vedere dietro porta, riesce a scaricare per un momento, c'è il buon intervento di Pandolfini che conclude però in maniera sporca dalla distanza senza trovare i pali difesi da Borgonovo. Fallo di piede di Caliumi nel tentativo di recuperare una pallina sulla tre quarti difensiva del Monza. C'è ancora il numero 6 Negri che gestisce la pallina per il Monza. Adesso anche vediamo delle bellissime inquadrature da bordopista. Olivieri che prova a entrare dentro l'area di rigore, subisce l'ottavo fallo da parte della formazione viareggina, quindi rischio della penalità, quindi penalità solo che dista due falli per i ragazzi dell'abbronzatissimo Martini che dà ancora indicazioni in panchina. È Negri che smista la palla nel tentativo di trovare un varco, c'è la conclusione da lontano che Poletti non riesce ad allontanare con precisione in prima battuta, poi riesce con l'aiuto di Tomei il disimpegno. Pandolfini se ne va, un numero potrebbe servire Caliumi, ma stavolta non riesce l'appuntamento col gol di Caliumi. Fallo di squadra subito poi dal numero 18 Viareggino. Giulio, questi nuovi ingressi dell'SD Viareggio che stanno facendo vedere qualcosa di buono? Sì, sicuramente, perché quando una squadra ha il gioco, no, al di là del valore dei singoli, è chiaro che poi insomma anche quando entrano giocatori che magari non fanno parte del quintetto base, però sanno come muoversi, sanno dove andare e sanno anche rendersi pericolosi. L'unica, ecco, intanto un'altra conclusione questa volta di Cardella, e la cosa che in alcune occasioni forse poteva fare proprio a cercare il pelo nell'uovo, evitare magari la conclusione e tenere palla, perché il tempo passa, siamo meno di 5 minuti alla fine, 3 gol di vantaggio non sono tantissimi ma non sono neanche pochi e bisogna saperli gestire bene. Intanto ancora Cardella mette in area, non ce la fa a deviare anche per la buona uscita, anzi ottima, di Borgonovo. Nuovo fallo di squadra subito da Pandolfini, in questo caso c'è il nono fallo di squadra a sfavore del Monza. C'è anche il time out chiamato da Martini che va a redarguire Caliumi probabilmente per chiedergli più possesso palla, in questo caso nel tentativo di far trascorrere questi 4 minuti e 41 secondi che ci separano dalla fine di questa partita. Dovrebbe essere il nono fallo se non andiamo errati, vediamo un attimo il tabellone, per il momento non ci viene in aiuto. No, c'è stato un errore nella grafica, quindi è il quinto fallo del team service Car Monza e non il nono, è a 8, ci siamo, un errore mio purtroppo, ci siamo confusi, quindi a 8 sono i falli a sfavore del SD Viareggio Hockey, mentre sono solo 5 quelli commessi dal Monza, quindi sicuramente Monza più vicino a ottenere il bonus di quanto sia l'SPV. È entrato anche nelle fila monzesi il numero 3 Peruzzi che fa il suo esordio in questa partita a sostituire il numero 8 Ciannamea in questa situazione. Cardella e Caliumi pronti a lavorare l'ennesimo possesso di palla, 4 minuti e 40 secondi alla fine della partita. Rugani prova un passaggio a sorpresa per Cardella, ben controllato da Olivieri, bella sfida fra i due capitani di questa partita. Cardella però se ne va con un numero, riesce a concludere, c'è un'altra bellissima parata di Borgonovo che salva in tuffo la sua porta per la ripartenza poi di Negri, solo per un attimo perché Rugani intercetta, ma a giudizio di Scozia lo ha fatto con un piede. Riparte il Monza, 4 minuti alla fine della partita con
Negri che conclude da lontano, devia Cardella in mezzo all'area di rigore, poi Peruzzi probabilmente tocca con una gamba e Scozia ferma il gioco assegnando la palla ai Viareggini in maglia bianca. C'è Rugani che prova ad avanzare, adesso Cardella, giocano da fermi quasi i giocatori della SD Viareggio Hockey nel tentativo di far trascorrere il tempo e Cardella però non è di questo avviso e prova un'avanzata con un alzeschiaccia non troppo convinto in servizio di Cagliumi. Cagliumi poi che commette il nono fallo, allora in questo caso il nono fallo della SD Viareggio Hockey, e il time out che arriva chiamato dal tandem Richard e Olivieri per il Monza. Giulio, SD Viareggio con 9 falli, potrebbe essere forse l'ultima occasione per rientrare per il Monza in partita. Sì, se arriva il decimo fallo e lo trasformano ridurrebbero a 2 le reti di svantaggio. Sta all'SPV gestire bene, fra l'altro Martini infatti aveva proprio, dalla mimica sembrava che avesse detto al giocatore che ha commesso fallo che doveva dar via la palla prima invece di intestardirsi lì, anche perché poi io non ho mai capito onestamente in tanti anni che vedo l'hockey sulla base di cosa decida l'arbitro quando c'è quelle ammucchiate lì, perché secondo me prendono una decisione poi, perché è difficile dire quando i due giocatori sono avvinghiati chi è che commetta il fallo e chi no. Sì, i famosi falli di confusione, oppure insomma si cerca di fischiarne uno per parte, uno per l'altra, poi senza entrare nel merito c'è sempre considerazioni da fare su quanto debba essere grave il decimo fallo per essere fischiato, perché di solito dall'1 al 9 si fischia con una certa leggerezza, dal 9 al 10 però c'è bisogno quasi di un omicidio colposo. Quindi, a parte le battute, continuiamo la nostra telecronaca con Olivieri che non riesce a portare la pallina oltre la metà pista nei secondi regolamentari, quindi la SD Viareggio che recupera il possesso. Mancano 3 minuti e 17 secondi alla fine, con Rugani adesso che dialoga con Cagliumi per far trascorrere questi 190 secondi. Addirittura il Monza che prova una variante tattica difendendo a 3 e lasciando un uomo nella metà pista avversaria solo pronto per ricevere un passaggio e andarsene in contropiede da solo. Cardella però a buon gioco in questa situazione, potendo liberare il suo tiro potente dal limite dell'area alta. Bella parata di Borgonovo che sta ingaggiando una bella sfida personale con il numero 29 Viareggino, ancora il numero 29 che serve Pandolfini ancora per Cardella, liberato al tiro, stavolta la conclusione accompagnata non è precisa. Negri con l'ennesimo scatto della sua partita, scatto e frenata veramente grande dispendio di energie per il numero 6, cerca Peruzzi in mezzo all'area, Poletti riesce ad allontanare, 2 minuti e 30 alla fine, con Rugani che gestisce il possesso di palla per Pandolfini ancora per Rugani. Giulio, mi sembra che veramente il Monza forse adesso abbia alzato bandiera bianca nel tentativo anche di risparmiare energie per i prossimi impegni. Sì, ormai effettivamente mancano quasi 2 minuti alla conclusione, la squadra monzese si è resa conto. Cioè, proprio il discorso di aver messo l'uomo avanti è proprio quello lì, cioè di provare se riusciva a riaprirla in qualche modo segnando una rete. Fra l'altro prima si è vista un'azione proprio a causa dell'uomo avanzato nel Monza, in cui la SPV stava giocando come quando c'è la superiorità numerica, perché in realtà era una superiorità numerica, giocavano 4 contro 3. Vediamo se adesso arriva la pallina al giocatore più avanzato del Monza. Ecco Olivieri ancora che va alla conclusione, bellissima la parata stavolta di Poletti che esce a chiudere col casco, poi intercetta anche un servizio dello stesso capitano monzese in mezzo all'area nel tentativo di trovare Peruzzi. Negri recupera l'ennesima pallina, fa viaggiare Dirita ancora per Negri che riesce soltanto a controllare la palla, non ad affondare il tiro passaggio di Olivieri per Peruzzi, non porta gli effetti desiderati, quindi abbiamo ancora l'SPV Viareggio con Rugani che da solo, Cardella anche lui fa passare il tempo, addirittura adesso squadre che da fermo fanno trascorrere il tempo. C'è un servizio sul secondo palo per Rugani che tiene palla, apre ancora il gioco per Pandolfini di prima, bella intuizione per Cardella. Ultimi 50 secondi, squadre che rinunciano quasi ad attaccare da una parte e a pressare dall'altra, si sta per concludere quindi la partita con l'SPV Viareggio in vantaggio.
c'è l'ultima occasione per Cardella che conclude oltre il tempo massimo, quindi quando mancano 34 secondi alla fine della partita andiamo in fase di commento con l'SPV Viareggio che balza al primo posto del girone A con 9 punti scavalcando proprio il Monza, mentre Olivieri serve Peruzzi che trova la rete, festeggiatissima da parte dei compagni di squadra. Bella azione di Olivieri che salta a tutti gli uomini e trova Peruzzi che da pochi passi riesce a infilare Poletti. 19 secondi alla fine, 6-4, comunque non dovrebbe essere in discussione la vittoria della SD Viareggio. Ripetiamo quindi SD Viareggio che balza in testa al girone con 9 punti, il Monza che viene scavalcato rimane a 7, quindi Giulio un SD Viareggio che si avvia verso il primo posto nel girone. Eh sì, un risultato molto importante con una delle squadre che era fra le più temute alla vigilia e si è dimostrata così, perché effettivamente ecco, finisce in questo istante la partita, l'SPV si impone per 6-4, appunto come dicevi a punteggio pieno, 9 punti in 3 partite, scavalca il Monza e quindi è molto vicina a quella prima posizione che le consentirebbe di accedere direttamente al saltare un turno praticamente, via, accedere direttamente alle semifinali. Per quanto riguarda la partita, sì, ha avuto un po' di difficoltà nei primi minuti, poi è stato bravo Martini a registrare la squadra, i ragazzi l'hanno seguito come del resto è logico che sia, e l'ultima rete è dovuta al fatto che praticamente erano andati negli spogliatoi un pochino prima i giocatori di Viareggio, ma avevano già capito che la partita era finita. Vedremo, si prospettano gli ultimi due giorni veramente molto molto interessanti, purtroppo non ci sarò, ringrazio Leonardo Barozzi perché è stata veramente una bella esperienza in queste due partite e gli auguro di magari quando non avrà più nulla da chiedere all'occhio giocato sicuramente un lavoro come telecronista se lo può trovare, perché è stato ed è e sarà anche nelle prossime partite molto molto bravo, soprattutto per la proprietà di linguaggio che non è molto comune fra chi fa questa professione. Grazie e buon lavoro. Grazie mille a Giulio Annonieri sia per il preziosissimo apporto che per le belle parole, quindi ribadiamo il punteggio finale dal Pala Barzacchi di Viareggio, SD Viareggio Hockey che batte HRC Monza per 6-4. Noi ci sentiamo fra qualche minuto per Eboli contro Follonica, girone B da Leonardo Barozzi e Giulio Annonieri. Per il momento è tutto, a più tardi.